Questo monitor vicino a me è uno dei più venduti in assoluto su Amazon. È un HP V24e. Quando l'abbiamo visto ci è sorta una domanda: ma perché lo comprano tutti? Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech. Oggi vogliamo parlarvi di questo monitor. Come vi dicevo, è uno dei monitor più venduti in assoluto su Amazon e ci siamo chiesti: ma per quale motivo? Perché tutti comprano questo monitor piuttosto che le altre migliaia che ci sono su Amazon? Un paio di risposte in realtà ce le siamo date subito appena l'abbiamo visto. Infatti questo è in assoluto uno dei monitor più economici che si trovano. Quindi a questo punto la domanda è un po' più complessa, ovvero: questo monitor è il più venduto solo perché è il più economico o effettivamente ha qualche caratteristica che lo rende migliore di altri? Oggi quindi cercheremo di rispondere a questa domanda, ma prima di cominciare voglio fare una piccola postilla, ovvero: come funziona i più venduti di Amazon? Se voi andate su Amazon e cercate i best seller, ci sono per categoria, potete vedere quali sono le cose più vendute appunto per ogni categoria. Se noi andiamo all'interno della categoria monitor, in questo momento preciso questo non è già più il più venduto, ma lo è stato settimana scorsa, lo è stato la settimana prima, magari lo sarà tra un paio di giorni, perché questa cosa varia molto velocemente, quindi è un indicatore che trova il tempo che trova. Noi abbiamo deciso di provare questo modello perché è rimasto tra i più venduti per molto tempo, anche adesso magari è la terza, quarta posizione, e soprattutto tra i più venduti è in assoluto quello più economico. Anche questo non è sempre vero, nel senso che quando è a prezzo pieno non è il più economico, però spesso da 140 euro si trova a 109 o 100 euro e a quel punto diventa effettivamente il più economico con queste caratteristiche che si trova. Snoccioliamo in rapidità le caratteristiche di questo monitor, che sono: pannello IPS Full HD, quindi 1920x1080, 60 Hz di frequenza di aggiornamento e 5 millisecondi di risposta. A livello di specifiche quindi non abbiamo nulla di eccezionale, ma neanche nulla di così schifoso, cioè abbiamo il minimo indispensabile per praticamente qualsiasi utilizzo. Noi l'abbiamo testato un pochino e siamo arrivati a stilare una lista di pro e contro di questo monitor. Partendo dalle cose positive, possiamo parlare del design e dell'estetica. Abbiamo un'estetica veramente molto minimale, molto semplice, ma che non dà nell'occhio e che si adatta un po' a qualsiasi tipo di scrivania su cui lo possiamo posare. A livello qualità-prezzo, quando si trova scontato è buono, cioè guardando le specifiche e il prezzo non c'è nulla da dire, è assolutamente in linea con quello che ci si può aspettare. Il pannello IPS è di qualità abbastanza buona, soprattutto di positivo ci sono gli angoli di visuale. Anch'io da questa angolazione terribile riesco praticamente a vedere tutto quello che c'è sullo schermo senza troppe alterazioni. Un'altra cosa positiva è il fatto che lo possiamo regolare, quindi possiamo inclinare lo schermo in avanti e all'indietro, cosa che non è così scontata su un monitor che costa così poco. E l'ultima cosa molto positiva che mi è piaciuta di questo monitor è il menu e la personalizzazione. Abbiamo infatti un menu completo e la possibilità di regolare tutti i parametri più importanti di questo schermo. Anche solo la possibilità di andare a calibrare i colori, quindi i canali RGB singolarmente, è una cosa secondo me molto positiva. Di contro invece sui lati negativi troviamo in assoluto il peggiore, ovvero la fedeltà dei colori. Non è una cosa che si nota, quindi per un utilizzo d'ufficio o per guardare un film non è una cosa fastidiosa, anzi i colori si vedono bene, abbiamo anche diverse modalità, quindi possiamo anche decidere di tenere il monitor più caldo, più freddo, più vivido, meno vivido, però se dobbiamo utilizzarlo per un utilizzo professionale, quindi abbiamo bisogno di avere una fedeltà dei colori e un'accuratezza appunto a livello professionale, qui non ci siamo neanche lontanamente vicini e anche calibrandolo comunque non avremo quello che ci può servire. Non come l'aspettassi da un monitor a questo prezzo, ma comunque è una cosa da sapere. Poi abbiamo la retroilluminazione, che non è perfettamente omogenea, abbiamo un po' di bleeding soprattutto su questo angolo qui in basso a sinistra. Anche questa è una cosa che a questi prezzi mi aspettavo, tantissimi monitor IPS soffrono di questa cosa anche a prezzi molto più alti, quindi nulla di fantascientifico, però da notare anche questo. Un'altra cosa che può essere negativa per alcuni è l'assenza di speaker integrati. Se infatti non avete le casse del vostro PC, quindi non avete degli speaker esterni da collegare, questo appunto non ce li ha, quindi dovete tener conto anche di comprare un paio di speaker o delle cuffie. E per finire, la cosa che secondo me potrebbe creare più problemi di tutte, ovvero la carenza di porte sul retro. Abbiamo solo una HDMI e una VGA. VGA che ormai è obsoleta, fa comodo ogni tanto ma non si userà tanto, e una sola HDMI è poco. Non abbiamo la DisplayPort e almeno due HDMI
diciamo che sarebbero un po' il minimo per quanto mi riguarda. Abbiamo quindi visto i pro e i contro di questo monitor, non voglio dilungarmi ulteriormente facendo una recensione super approfondita, super completa, perché secondo me non ha senso. Con quello che abbiamo visto finora possiamo già rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio del video, ovvero perché la gente compra questo monitor. E alla fine penso che la risposta sia banalmente perché costa poco, perché costa meno di tanti altri monitor che ci sono su Amazon. La domanda successiva però che sorge spontanea e che bisogna porsi è: sì, è uno dei più economici, ma vale la pena comprarlo? E la risposta in questo caso per me è probabilmente no. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Quando è in sconto a 109 euro, se volete spendere il minimo indispensabile e avere il minimo indispensabile per poter utilizzare un PC, questo monitor sa il fatto suo, fa tutto quello di cui potete avere bisogno. Sicuramente se avete bisogno di un secondo monitor di supporto, diciamo, questo è praticamente perfetto da quel punto di vista. Ma questo non lo rende per forza la miglior scelta qualità-prezzo. Infatti spendendo anche pochi euro in più possiamo avere monitor con quel tanto così di caratteristiche in più che però possono cambiare veramente l'esperienza d'utilizzo. Banalmente potrebbero essere degli speaker integrati o un HDMI in più. Questo monitor sicuramente non è da buttare, infatti per un utilizzo d'ufficio può andare benissimo, anche per giocare può andare assolutamente bene. Chiaro che, per, come dicevo prima, discorsi un po' più professionali o comunque se col computer anche lontanamente dovete fare dei lavori che riguardano foto e video o grafica o comunque i colori, lasciate perdere, cioè qua bisogna andare sicuramente su qualcosa di migliore. Se in questo momento siete alla ricerca di un monitor economico, il mio consiglio spassionato è quello di guardarvi intorno. Cercate bene, guardate i prodotti in sconto, guardate cosa c'è anche spendendo un po' di più oltre il vostro budget, perché può essere che alla lunga in realtà vi convenga spendere qualcosa in più piuttosto che trovarsi tra le mani un prodotto che dopo un anno o due diventa stretto. E soprattutto lasciate stare le marche sconosciute. Se trovate monitor che costano veramente poco di marche di cui non avete mai sentito parlare, non fidatevi. Non lo dico per screditarle, nel senso che può essere che a livello di specifiche ci siano monitor migliori, ma lì facilmente potremmo riscontrare problemi di controllo qualità o di garanzia nel caso ci arrivasse un monitor difettoso. In questo caso, perlomeno, nonostante sia un monitor economico e con specifiche base, è un HP e siamo sicuri che a livello di controllo qualità e di garanzia non avremo problemi. Per concludere, voglio lasciarvi con un'alternativa. Un monitor che abbiamo provato personalmente, abbiamo fatto un video sulla versione precedente che comunque era molto simile, ve lo lascio qua sopra. Sto parlando dell'LG 24ML600S, questi maledetti nomi a sigle, no, che è proprio una cosa che non sopporto. Con questo monitor abbiamo qualche aggiunta interessante come 75 Hz di frequenza d'aggiornamento, un millisecondo di tempi di risposta, speaker integrali con la crusca dentro, speaker integrati e una porta HDMI in più. Non stiamo ovviamente parlando di tutto un altro mondo, ma secondo me quei 30-40 euro in più li vale tutti quanti. Spero che questo video vi sia stato utile. Qua sotto nei commenti fatemi sapere se avete qualche consiglio per monitor economici, magari ne sono perso uno fantastico, quindi fatemelo sapere nel caso qua sotto nei commenti. Come sempre ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Basement Tech.